volta mi tremava la voce, era un periodo bellissimo. Non che adesso sia fantastico, però insomma sono passate 3 settimane dall'ultima volta che ci siamo visti e ci siamo raccontati un po'. No, la diretta purtroppo non la salvo perché non ce ne sarà bisogno di fare questa diretta. Sono sicuro che non ce ne sarà bisogno perché chi vuol capire capirà, chi ha bisogno di capirlo, insomma, capirà tutto da questa diretta qua o quasi. Grazie, fan del Trono Classico. No, infatti devo dire che molti mi sono stati vicino in questo periodo qua, ma tantissimi. Io non mi immaginavo che dopo un anno e più ci fosse tutto questo affetto da parte vostra. Cioè, è bello vedere che in casi, in situazioni, magari sei giù e ti succedono cose brutte, come lo stare in crisi con la propria ragazza e starci male, gente vicino che tutti i giorni ti manda messaggi, tutti i giorni ti fa capire che non sei da solo, e infatti ve ne ringrazierò sempre per questa cosa qua, siete stati grandissimi. Franceschino, ho fatto un bel trono. Io sinceramente non sapevo bene di cosa si trattasse. Tutto un qualcosa di nuovo. Tant'è che ho fatto Temptation Island. Rubarvi, sai, leggo siti, leggo situazioni, leggo blog, tutti interpretano quello che sta succedendo, anche giustamente, perché nessuno di noi ha potuto spiegare bene fino in fondo quello che stava succedendo, ma perché quando ti sfugge una situazione di mano non sai quello che ti succede realmente. Quindi tutti e due, grazie Leonora. Di che io non voglio neanche magari pensarci, una cosa così. La discussione era una delle tante discussioni che in una coppia dopo un anno e mezzo si arriva ad avere, cioè dove stiamo arrivando, dove stiamo andando, il nostro rapporto dove ci porterà. Questo era un po' il senso del tutto. E io e lei su una determinata cosa avevamo punti di vista un po' diversi, cioè volevamo un po' di cose diverse. Non collimavano, tutti e due ci amavamo tanto, tutti e due non avevamo nessun motivo per discutere, però quel giorno è nata una discussione, proprio perché stavamo facendo dei progetti. E nel fare dei progetti sono venute fuori appunto esigenze di vita diverse, e momenti diversi. Io, sapete tutti, ho 33 anni, lei ne ha 20, finalmente posso dire 20, perché li ha fatti qualche giorno fa. E quindi è giusto avere esigenze diverse, ma l'amore è lo stesso. Quello che io provo per lei e quello che lei prova per me è il medesimo. Detto questo, è successo quindi che lei, dopo questa discussione, ha pensato bene di prendere e andare via di casa. Ha preso e è andata via da Riccione, molto incazzata, devo dire. Io non nego che ho cercato di fermarla, perché sono quello un po' più razionale dei due, l'avrete visto se avete seguito un po' anche in TV, quindi sono uno che ci ragiona anche tanto sulle cose, e nella discussione ho cercato un attimo di metterla anche a posto. Però Ginevra è una che mi sento dire che ama tanto e ama in maniera a valanga, ma allo stesso modo prende le sue decisioni, cioè di pancia, senza star lì a rifletterci o a pensare cosa è meglio fare in quel preciso momento. Tant'è che per lei la situazione era abbastanza critica, la discussione era abbastanza importante anche per lei, non solo per me, quindi ha preso e è andata. Al che lì abbiamo affrontato la cosa in maniera uguale, cioè io ho riflettuto qua per me, lei ha riflettuto lì per lei.
Fatto sta che dopo 2 settimane, tre, io mi sono sentito di prendere il treno e andare a Napoli. Giusi, ho detto poco prima che il motivo della discussione erano progetti diversi di vita. Con questo non, ha fatto bene lei a dichiarare che non c'entra un bambino, non c'entra il matrimonio, sono proprio progetti anche un po' a breve termine che ci hanno portato ad avere delle divergenze, questa famosa discussione. Comunque dicendo, dopo 3 settimane mi sento andare a Napoli e ho preso un albergo perché non era giusto disturbare i suoi genitori, anche se non è mai stato un disturbo né da parte loro, sono sicurissimo, e né da parte mia, perché gli voglio un gran bene, ci vado molto d'accordo, sia con sua mamma che con suo babbo ci parlerei per ore. Poi hanno due caratteri molto diversi, quindi magari con suo babbo ci scherzo tantissimo, con sua mamma magari affronto dei discorsi un po' più di coppia. E quindi non è perché non volevo vedere la sua famiglia, assolutamente, ma perché volevo affrontare le cose in maniera molto, diciamo, un po' più distaccata. Tant'è che ci siamo visti, non vi nego che abbiamo litigato anche quella mattina lì, in maniera anche abbastanza pesante, come è nostro modo di fare, cioè quando sei innamorato non ci sono le vie di mezzo, le discussioni sono tutte vere. Ed eravamo anche per strada in un determinato momento, quindi per me c'è anche visto qualcuno. E alla fine, quel giorno, riusciti a rasserenarci davanti a un primo che ha mangiato. Abbiamo parlato tantissimo, dalle 3 in poi abbiamo sempre parlato di noi, di quello che c'era successo, però si vede che la ferita era troppo aperta, troppo fresca. Ma ancora un po' arrabbiati l'uno con l'altro, quindi siamo riusciti ad affrontare dei discorsi, ma non il vero discorso che è quello là che ci ha portato poi a litigare. Piuttosto abbiamo pensato a giustificarci per delle cose che abbiamo fatto in quelle 3 settimane che non ci siamo visti, cioè del tipo tu perché non mi hai chiamato, ma tu perché mi hai chiamato così poco, ma tu perché mi hai chiamato dopo una settimana, insomma, sai, no? Quando si è confusi, si fanno questi errori qua. Allora, quel giorno lì è finito con un po' di dialogo, ma non affrontando il tema principale. Poi è sempre mura voler vedere anche i suoi genitori perché mi andava di rivedere, insomma, la sua famiglia, era da un po' che non la rivedevo, quindi sono andato a prendere un caffè da loro, sono stato un po' con loro e ho trovato. No, non è Paola, arriva al punto. Paola, se c'hai fretta, vatta fu non è che si parla. Una parte delle cose per capire una volta per tutte che cosa è successo. Se hai fretta, ci vediamo dopo. Arriva più tardi, hai detto. Quindi niente, poi ho visto i suoi genitori, siamo stati un po' lì a parlare, ma veramente me e Ginevra, perché hanno capito la situazione, quindi non si sono, diciamo, intromessi. Volevano più farmi. Porta è sempre aperta. Quel giorno lì è finito. Qua, poi, a qualche giorno fa, che Ginevra ha compiuto gli anni. Nel frattempo ci siamo sentiti al telefono, ancora molto distanti. Quindi c'era sto bivio, se andare o no al suo compleanno. Lei ha detto importantissimi, e quindi ho detto, oh, piglio il treno e vado. La SNAI mi dava a 30. Come si suol dire, cioè semi spacciato. Anche questa volta non ritornando al discorso
rapporto è sempre stato limpidissimo, pulitissimo. E se ci sono state queste discussioni, sono per motivi veramente validi, validi, ma soprattutto nobili. Nessuno dice all'altro tu sei sbagliato perché vuoi questo, oppure tu Ginevra perché vuoi quest'altra cosa qua, stai sbagliando. No, capiamo tutti e due che siamo in due momenti di vita diversi. Ci accomuna l'amore, quindi bisogna capire qual è la strada giusta, però non tentare è una gran cagata. E quindi niente, mi sono trovato lì. È stato molto più difficile della prima volta, sono sincero, perché non vederla per tutto questo tempo mi ha destabilizzato un po', ma soprattutto vederla così giù mi ha fatto rimanere malissimo. L'ho trovata molto, molto provata, molto dimagrita. E quindi se io a lei ho dimostrato di tenerci, spero che lei abbia capito che ci ho tenuto tanto e che comunque sia, anche se ci siamo allontanati in questo mese, io a mio modo ho sempre cercato di fargli sentire la presenza. Lei, se magari ha fatto un po' più la dura dall'altra parte, è perché è un po' di carattere così, ma vederla, insomma, anche aver perso peso mi ha fatto capire che non se l'è passata bene anche lei. Forse io sono stato un pochino più, che cazzo, come dire, cioè, sono stato un po' più forte sotto certi aspetti. Lei magari meno, però io facevo vedere che ero più debole, mentre lei faceva vedere che era più dura, ma poi alla fine stava male uguale, insomma, quello che vi ho detto prima. E vederla così mi ha fatto male, 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 tant'è che stavolta gli ho detto qualcosa in più anch'io. Lei non me l'ha detto, ma me l'ha fatto capire. E quindi adesso siamo arrivati a un punto che lei è ancora giù, ma penso che lei abbia capito delle cose, anche io abbastanza. In questo momento qua abbiamo deciso tutti e due di comune accordo di non pensare più ai social in questo momento qua, tant'è che non vi daremo per i prossimi sviluppi più indicazioni al riguardo, perché questo è un momento veramente delicato, dove forse bisogna che tutti e due ci proviamo realmente a capirci un po' di più e non dobbiamo assolutamente farci prendere da elementi esterni. Quindi tutto ciò che io vi ringrazio, ma anche lei sicuramente penserà uguale, che magari è bellissimo avere gente che ti spinge, che ti dice provaci. È anche vero che arrivano molti messaggi dicendo no, lasciatevi, no, molti, alcuni. Però secondo me adesso, proprio adesso, dopo tutto il male involontario che ci siamo fatti in questo mese, bisogna fermarsi. E probabilmente cercare anche di stare un po' assieme. Perciò, se nei prossimi giorni non ci vedete o non ci sentite, non vi, niente, non fate film, non scrivete cazzate. Perché abbiamo affrontato la cosa in maniera molto seria, molto pulita, senza strascichi di gossip inutili, e vogliamo continuare a farla così. Per quanto mi riguarda, l'ho detto, l'amore non è mai passato e mi sento fortunato di aver trovato una persona così pulita, bella e seria in un programma televisivo dove magari molti vanno lì anche solo e si lasciano dopo o fare per l'altro. Non appena riusciamo a capire questa cosa qua, senza che ci ammazziamo ulteriormente, vi faremo sapere il tutto. Intanto vi posso dire con tutto il mio cuore che non vederla per un mese
Per me è stato difficile e soprattutto vederla così quando l'ho rivista mi ha fatto capire che lei ha bisogno di me e quindi come lei ha bisogno di lei. O bisogna vedere quanto il cuore può mettere a posto tutto, scavalcando sti problemi che insomma è inevitabile dire che ci sono e bla bla bla. L'ho detto, grazie. L'ho detto per il mio, suo e della coppia, perché io in questa coppia ci ho sempre tutti, ricordato di tutti, le scelte altre, veramente, perché poi prima sicuro molti sognano e non conta quanto fai di share. Alla fin fine, questa è una piccola parentesi, ma conta il dopo, soprattutto se tu ti siedi su quel trono per il dopo. Quindi, ragazzi, io vi mando un bacio, cerco di riprendermi. State vicini anche a Ginevra perché lei apprezza tantissimo. Fatemela sentire, insomma, al sicuro perché non ci sono io, e pensare anche un po' a voi. Mi sdebiterò. Mi mando un bacio e adesso dormo perché sono cotto.